ragazze, ciao ragazzi, oggi sono qua. Con Tomas, mio marito. Eccomi qua. Detto anche pupetto. Ecco. E siamo qua a... Lei invece è detta polpetta. Polpetta? Davvero? Ogni tanto mi dici polpetta. Io gli dico pupetto, lui polpetto. E io pupetto, polpetta. Beh, comunque, oggi siamo qua per filmare il video perché vi ho chiesto. Allora, a parte piccola premessa, se mi vedete con la base fatta, sopracciglia fatte, ma zero trucco sugli occhi, è perché mi sta passando la congiuntivite. È già molto meglio, grazie per tutti i messaggi che quindi mi avete oggi detto. Zero trucco sugli sì, occhi. Sì, però ho ancora il divieto di truccarmi sugli occhi per qualche giorno. Ma fino stai a bene quando... così, ti dico. Grazie, pupetto mio. Poi a ti me... do i 100 euro che. No, no, perché a me piace che non si trucchi troppo ogni tanto. Questo è un canale di trucco. Ok. Fuori! Fuori da questa stanza, da questa casa! Ti ho spaccato il timbro. Oggi vogliamo fare, in realtà lo sto costringendo, a fare il video perché mi è venuta questa idea di fare un video in cui Tomas praticamente commenta i miei accessori, fashion. E commenterò per bene. Oddio, che cosa vuol dire? Mi sto già spaventando. E voi mi avete risposto in tantissimi di sì, fai il video, fai il video, fai il video. Quindi Tomas è ben contento di e si sta prestando per questo video. Non essere troppo cattivo. Mi divertirò. Io ho scelto, però devo dire, tante cose che so che a Tomas magari non piacciono tantissimo, però vediamo. Iniziamo? Sì, vai. Sei pronto? Iniziamo con questa. Questa bellissima piccola mini borsetta, pochettina, la tracolla all'interno, questa è di Fendi. E vai, descrivila. Difendila. Difendila. Allora, la borsetta. Sì. A me piace molto. Ok. Come. Volevo farlo. Come colore. E basta. È tutto. E ha detto giusto lei adesso. E basta. Nel senso che. Dai, è ripartito così bene, sembrava che ti piacesse. Mi piace molto. Mi piace molto. Colore. Dietro. C'è praticamente dove non c'è niente, ti piace? No, no, c'è la catenella è la rossa. Sì, sì, catenella e diciamo la borsetta molto bella. Fai vedere in videocamera, lui fa vedere giù, ok. Guardate bene qua. Guardate bene. Cioè, è bella questa borsetta. Poi la giri. Non più. Dai! No, che tremendo! A me non piacciono questi addobbi. Questi addobbi non ti piacciono? No, ma li difendi? Infatti difendi. Difendi. E difendi. Quindi che voto diamo a questa pochettina? Da 1 a 10. Tutto quanto? Sì. Tutta, non solo dietro. 5,5. 5,5? Non sufficiente, ma quasi. Quasi. Quasi? E sei stato buono, immagino. Sì, perché comunque la tirata sul il colore rosa, diciamo, il tutto non è male, però è rovinata da questa faccia. È rovinata da questa faccia. Bene, proseguiamo con queste. Puma. Questo è un paio di scarpe, di sneakers, scarpe da ginnastica, marchio Puma, bellissime, rosa, con questo fiocchetto in raso, molto carino. Molto primaverile, estivo, sono uscite l'anno scorso. Allora, come tutte le... Non vuoi esaminare? Come tutti gli accessori della Nicole, per esempio, anche questo è rosa. Infatti... Tanto non è vero che è tutto rosa. Diciamo, praticamente molte cose sono rosa. Però, diciamo così, queste scarpe Puma, devo dire che sono molto belle, perché... Ma se prima mi hai detto che... Perché sono scamosciate qua, per cui a me piace molto il discorso dello scamosciato e tutto quanto. Quello che invece non mi piace... Ah, ecco, te pareva. Perché mi hai pure zittito, tra l'altro. Perché dovevo dire quello che c'è da dire. Sì. Non mi piace questo fiocco qua sopra. Questo. Sì. Tu basta vedere tutto in basso. E secondo me starebbe molto meglio senza. E senza sarebbe una bellissima scarpa. Ah, col fiocco? Col fiocco, ciao. No. Voto da 1 a 10? 6,5. 6,5? Sì, perché comunque... Ma prima hai detto che è una... Sì, perché la scarpa non è male, è solo da tirare via il fiocco. Ah, ok. Hai rivalutato.
No, no, io tiro via il fiocco. Ah, tiro via il fiocco, ok. Voto, tiro via il fiocco. 6,5. 6,5, ok. Adesso passerei a questo bracciale. Questo bracciale l'ho appena acquistato. Che faccio fare? Questo bracciale l'ho appena acquistato e fa parte della collezione, se non sbaglio, primavera-estate di Christian Dior. Ed è, si vendono a paio, erano assieme sia questo rosa che questo bianco. Questo la gente è là comunque. Questo braccialetto, diciamo che a parte adesso questo periodo non va, ma comunque anche per persone che hanno più di 25-20 anni. Non esiste. Tu non dormirai neanche sul divano, tu non dormirai neanche in questa casa stanotte. Out! Ma questa roba. Grazie. Arrivederci. Sembra una cosa. Ma questo non interessi a gente che va alle superiori. A gente che va alle superiori. Beh, okay, potrei scrivere anche su non so, qualsiasi cosa. Tipo benzina total. Benzina total. Voto da 1 a 10. In generale? Sì. Così, come sono vestita io col bracciale. 4. Spero che nessuno della boutique Dior ti stia seguendo in questo momento. Poi. No, beh. No, perché io devo correggermi. Ah, scusa. Nel senso, dipende come sei. Ah, adesso perché ho detto se qualcuno di Dior ti segue. No. Dipende come sei vestita, se sei così come adesso non sta bene, però se sei vestita d'estate con braghette corte e con una canottiera, bon, pantaloncini corti, con una canottiera, con un top e c'hai questi braccialetti, stanno bene, in quel caso lì stanno anche bene. Anche se non hai meno di 25 anni? Al limite magari può fare anche un'eccezione. Sì, ti dico subito che tu in questa casa non dormi oggi. Comunque. Se avete queste scarpe qua. Poi! ti muori solletico oggi. Allora, passiamo ad uno dei miei ultimi acquisti. Notare ancora il tag su. Chissà perché. L'etichetta. Perché fa troppo freddo, non le posso mettere, fa troppo freddo ancora. Però sono. Aspetta, che devo dire. Queste sono delle scarpe Miu Miu. Miu Miu. Questo vuol dire Miu Miu. È il verso del gatto Miu Miu, Miu, Miu. No, è Miuccia Prada. Si dice Miu Miu il gatto. Miau. Miu Miu, Miu. Beh, sono appunto scarpe di Miu Miu, una casa insomma gemella di Prada, diciamo sorella di Prada, stesso brand, e hanno, sono appunto queste ballerine colore nude, scamosciate, colore nude, qua, sì, non cammello, nude. Nudo. E hanno queste, nudo, e hanno queste cinghiette nere sopra, e poi c'è questo nastrino, da una parte è nero, vedete, dall'altra è fatto così a quadretti, che va poi ad attorcigliarsi su, insomma, alla caviglia e poi sul polpaccio, sulla caviglia. Ecco te. Qui tra l'altro c'è Audrey che non si vede mai qua nel mio studio, adesso è arrivata per farci compagnia. Allora. Sì, la gatta. Vai. Secondo me le scarpine, queste scarpine, sì, sono abbastanza belle, secondo me. Ma sei appena detto... Non ho ancora finito. Scusa. Sono abbastanza belle. Mi piace che inizi sempre dicendo sono carine e poi le distruggi. Mi piacciono per niente questi lacci neri, borchiati tra l'altro. E invece questo con i quadretti che salgono sulla caviglia? Non c'entrano niente e non mi piacciono per niente. Non commenti? No, per me l'unica cosa decente qua sono le due scarpine. Scarpette. Tutto il resto. Prima hai detto che tutto sono il resto sei game over. Game over? Sì. Sono game over. Questa è la descrizione. Da 1 a 10? 3! 3! All'inizio no, aspetta. Tu come stai seduto poi? Come se fossi in bar? Ti do, diciamo, visto che le scarpe comunque non sono male, ti darò
5 e mezza. Passiamo allora a questa borsetta Fendi. Questa si chiama Petite Toujours, anche se non è poi così piccolina, insomma, comunque anche la tracolla qua all'interno, ed è tipo la Monster Bag, perché ha questa, cioè praticamente questo monster tra virgolette, ci sono gli occhi e, eccetera. Lei qua, lei chissà cosa si lei pensa, chi? Tu non so cosa pensi lei. Di questa borsa, perché lei sa, diciamo, lei pensa di sapere che a me non piace per niente questa borsa. Invece ti dirò così, questa borsa invece, questa borsetta invece mi piace molto nel periodo estivo. Cioè, il periodo estivo è molto bella perché c'ha questi colori sgargianti, e, diciamo, ha un qualcosa di vivo, molto bella, mi piace. Diciamo che non mi piace nel periodo di adesso, proprio adesso è proprio per una persona che ha sbagliato di comprare. Per una persona che ha sbagliato di comprare. Sì, cioè ha sbagliato a prendere il colore. Non va bene. D'estate do anche un 8. Ok. Invece d'inverno 2. Ah, così grande differenza. Cioè non va, no. Quindi adesso che è appena iniziata la primavera? Adesso diciamo c'è già un po' di sole, potremmo dare un 4 e mezzo. Ammazza! Cinque. Ma che doveva essere positivo. 4 e mezzo. No, vabbè, 4 e mezzo non è un problema. Beh, dai, passiamo a qualcosa che so che ti piace. Sì. So che ti piace. Passiamo a questi. Questi sono due bracciali Hermès. Uno questi vanno sempre è bianco bene. E l'altro d'estate, nero. D'estate, d'inverno, laccati e donati. Bene. Diciamo che questi sono due bracciali fighi. Fighi? Sì. E voto da 1 a 10? No, 9. 9? 9. Ne, 10 mai? No, posso anche 10. No, dai, 9, 9, ok, mi accontento. Questi sono bei bracciali. Passiamo a questi orecchini Dior. Questi orecchini Dior sono dell'ultima collezione. E uno ha la stellina, questi li ho presi a Parigi, tra l'altro neanche pochissimo dire. Tempo fa. Cosa vuol dire neanche dire? E c'è scritto invece, da una parte c'è la stellina, dall'altra parte c'è scritto Jean Dior. Beh, anzi, secondo me, la nostra amica cara. La nostra amica cara? Cioè, lui veramente oggi non dorme neanche sta casa. Ha sbagliato di comprare, perché direte? Perché direte? Perché non ti piacciono? No, mi piacciono molto come figura. Come prima, inizia dicendo mi piacciono molto, poi li denigra e li distrugge. No, mi piacciono come forma. Non mi piace però questa cavolo di scritta. Cioè questa scritta rovina tutto. Ma Jean Dior, è carino, Jean Dior, come dire, j'adore Dior. Questi orecchini sarebbero 100 volte migliori senza questa scritta. Sarebbe una figata senza la scritta. E quella scritta? Schifo. Perdono io tutto. Spero che nessuno di Dior stia guardando questo video. Voto da 1 a 10? 1. 1! È il minimo, è una schifezza no, del no. A me piacerebbero molto questi orecchini. Se tagliassi più cioè, fosse solo questo con sì, la stellina? Sì, solo quello. E due stellina. Così? No. A borro proprio! Questi della stellina, questi possono dare anche 9. Questo qua, non... 1, va bene, va bene. No, metà. Poi arriviamo... Metà, non 1. Metà, 0,5! Sì. Arriviamo a qualcosa che io so che a Tomas fa proprio schifo. E sono questi sono mocassini di Gucci. Allora... Dimmi quello che hai detto prima quando stavo selezionando queste robe. Diciamo così... Intanto non sapevo la marca, adesso l'ho saputa, che è Gucci. E diciamo c'è che... scritto? Sì, ok. Infatti, cioè sì, dentro in piccolo, l'ho ok. L'ho visto, sì. Praticamente, queste sono scarpe... Sono bellissimi, guarda! Secondo me, queste scarpe qua hanno un tono da vecchia. Da signora anziana, si dice! Da vecchia! Sì, soprattutto... Pure questa è rosa! Soprattutto questa scarpa nera! Ma io le adoro, le indosso sempre! E anche lucida! Ma scusa, quindi quando io le metto tu pensi che sono vestita da vecchia? No, sei tu una vecchia! Io! Tu hai 3 anni e mezzo più di me! Brutto vecchio! Che sei tu una vecchia! E che voto gli dai?
6. 6? Ma hai detto solo da vecchia, che schifo, che schifo sei? No, 5. Ah, ok, mi hai fatto contenta, grazie. Poi passiamo a qualcosa che so che ti piace. Questo è il top. Ta-da! Questa è una borsa Prada che io ho preso all'outlet e tra l'altro l'ho pagata anche pochissimo. Questa è la più bella cosa che Nicola ha a casa. Questa è la più bella cosa che ho! Sì. Veramente? Mi piace molto. Il colore è stupendo. Ok, e la stupendo. Forma anche? La forma, la scritta, tutto bellissimo. Ah, qui la scritta ci sta? Sì, quella sta. Ah, ci sta, ok. Perché è d'oro. Ah, beh, anche sugli orecchini di oro è d'oro. Ma sì, buon però. Sono schifezza, sì. Ok, scusa. Vedo veramente, sì, non mi piace. Di tirare fuori sto... Qua veramente, questa sta è abominevolezza. Questa è sicuramente una, non so se è la più bella, ma forse è la più bella la borsetta che hai. Ah, ok. Questa qua è la più bella. Ok, voto da 1 a 10? 10. 10? Sì, sì. Oh là là. Poi passiamo a questo. Questo è di Hermes, c'è scatolina, arancio. E questo è un bracciale Hermes, si chiama collier de chien, boh, non lo so, io non so pronunciarlo in francese, comunque è un super famoso bracciale, lo conosciamo tutti, lo fanno in tantissime colorazioni, io l'ho preso nero con l'hardware argentato. Non è osceno, non è male. È già qua, diciamo è tanto, questo è tanto. Sì, diciamo che sicuramente sta meglio a dei ragazzini dei superiori che gli piacciono. Ragazzini maschi? Dei superiori sì, proprio. Che gli piace fare i fini, no? Tipo... Ah, quindi io praticamente tutto quello che ho non devo indossare niente, devo vestirmi da vecchia, devo vestirmi perché tutto quello che ho delle superiori ho da vecchia. Cioè, non ho niente per la mia età. Voi pensate se io mi metto su questo braccialetto qua, adesso? Ah. Cioè, sono tipo un duro. Un duro? Cavolo, questo qua. Ah, tipo perché le borchie, così, sì, però su di me. Su di te ovviamente c'è un po' diverso, però diciamo che mi piacciono più altre cose che hai rispetto a questo. No, non fa schifo, anzi lo potresti darlo a me. Come potrei darlo a te? Non ti sta nemmeno, guarda. È piccolo. Ma puoi allargarlo, cosa fai? Ma senti, ma fatti affari tuoi! Voto? Che voto gli diamo a questo braccialetto Hermes? Per te? 6. 6? Ok. Dice sempre che gli fa schifo, secondo me. No, non fa schifo, però secondo me stare meglio a me. Io mi darei che sei. Non frega una roba questo. Out! Come ultimo io inserirei questo bracciale che praticamente ha soltanto la stellina e la scritta Jean Dior lungo tutto il bracciale ed è dorato, anche questo fa parte di una delle ultime collezioni, se non sbaglio è uscito lo scorso autunno questo qua, quindi collezione autunno-inverno, c'è scritto Jean Dior. È un bel braccialetto, diciamo che... Inizia sempre positivo. È un bel braccialetto, l'unica cosa che non mi piace che ci siano queste scritte, diciamo questa scritta non ha gusto. Non ha gusto? No. Fa schifo. Sicuramente ti posso dire adesso per di dirlo? Sì. Allora io non scriverei tante volte Jean Dior su, scriverei una volta e sinceramente la scriverei dentro nell'oro. Non in nero. Non in nero. Così per com'è, diciamo. Guarda in videocamera. Così per com'è, tu diciamo. Non guardo mai videocamera. Là devi guardare qua. Io guardo nel. No, devi guardare qua. Ok, bom. Così com'è. Che youtuber esperto. È un po' di più basso livello. Diciamo 6. 6? Ah, però è positivo. Beh, comunque sì. No, tanto per ricordarti che me l'hai regalato tu. Sì. Però l'ho scelto io, eravamo in boutique e volevi regalarmi qualcosa per il compleanno e ho scelto questo. Mi dispiace. Quindi non l'hai neanche visto tu praticamente. Ti dispiace? No, diciamo alla gente. Che perché ti dispiace che mi hai regalato questo? No, mi dispiace di aver fatto sto figura del... Ringraziamo Tovas per questa apparizione che è stato molto onesto, devo dire, onesto. Ho fatto per certe cose troppo cattivo. Ma dai, per certe cose ho fatto il mio meglio. Mi aspettavo peggio, invece dipende. Questo è quanto per il video di oggi. Spero, anzi speriamo che vi sia piaciuto questo video. Vuoi farlo tu l'outro? Vuoi finire tu il video? Vai. Allora, buonanotte. Buonanotte. E se questo video lo vedono a mezzogiorno domani? No, domani no, tipo alle 5:30 quando lo carico? Buon pomeriggio. Bene. E se lo vedono la mattina dopodomani?
Niente. Blank. Si dorme quello. Allora. Allora. Ragazze e ragazzi, io vi saluto. Spero che vi siate divertiti qua. Tu devi guardare là! Spero che vi siete divertiti. Si guarda se stesso. Ciao. Basta. Ciao. Speriamo davvero che vi siate divertiti e vi sia piaciuto questo video. Se volete ne faremo altri. Vi mandiamo un bacio grandissimo. E ci vediamo domani, per questo video lo vedrete lunedì. Quindi noi ci vediamo domani martedì con un nuovo video. Ciao. Ciao.